9 gennaio 1978. Questa è una data importante per il teatro Iio Vinelli di Roma. È tornato l'avanspettacolo. Si è dato l'addio allo striptease. Le scorpacciate di gallismo pare abbiano fatto il loro tempo. Fateci vedere donne un po' vestite, per piacere. Ci divertiamo di più. Graziano Iio Vinelli, 77 anni, napoletano, aveva giurato, non senza i rituali scongiuri, che prima di morire i fasti del suo teatro dovevano rinnovarsi. In nome di Petrolini, di Totò, di Fabrizi, di Rasce, di Sordi, di Villarriva e di tanti altri che qui avevano fatto i primi passi, dal 9 gennaio è tornato dunque il Varietà. È stato un successo strepitoso. C'è chi ha versato perfino qualche lacrima. C'era una volta il Varietà e nacque in America. Poi attraversò l'oceano e approdò a Parigi, dove furoreggiò. Da lì scivolò in Italia e lungamente tenne il campo perché sembrava fatto su misura per i nostri comici. Franco Dori ha odiato l'avanspettacolo, si potrebbe dire, perché mi pare che tu sia sempre interessato di avanspettacolo. Solo ed esclusivamente dell'avanspettacolo. Come autore e come comico? Come autore, come comico, come attore. Quindi per te questo rientro ha un certo peso, una certa importanza? Importanza perché in questi ultimi anni facevo il comico, il conduttore di spettacoli di striptease. Sì. Quindi rientrare in un avanspettacolo tradizionale mi ha fatto molto piacere, anche se come attore di spalla. Comico abbastanza bravo. E i testi poi li fai? I testi li faccio io. Ecco, che cosa pensi che porterà questo rientro dell'Iio Vinelli nel mondo dell'avanspettacolo? Ma io sono d'accordo con la direzione, che riporterà le famiglie, anche i ragazzi, i giovani, in teatro, perché qui vedono un po' di tutto, a prezzo accessibile oltre tutto. Trovano il balletto, trovano l'attrazione, trovano un po' di teatro gab, trovano l'illusionista, trovano quel pizzichetto di sesso che non guasta oggi per i tempi moderni, trovano la comicità, insomma tutto, perché la parola stessa lo dice, varietà. Sì, c'era una volta il Varietà, con piume, lustrini, musiche e cancan. Sarà un'ambizione sbagliata far rinascere un Moulin Rouge all'italiana, confezione per famiglie? Per ora gli applausi sono calorosi, più del previsto. Thank you.
qui. No, il 30 sono a Torino, torno il giorno 5. Ma che hai capito? Intendevo dire se passa di qui il tram numero 30, quello che va al cimitero. Sì, sì, aspetta anch'io. Grazie, lei è molto gentile. Scusi, lei al cimitero, chi va a trovare? La mia consorte, è lei. Sono vedovo, anch'io come lei, complimenti. Io non gli porterò rose, ma crisantemi e mimose, tre moccolotti accesi e un mazzo di panze. La moglie non ci sta, il marito resta qua, il povero marito è triste. La moglie non ci sta, e il marito cosa fa? Ringrazia San Gennaro per la grazia che gli fa. Ringrazia San Gennaro per la grazia che gli fa. Thank you.
follia, pensate di follia, pensate di follia. Perché sempre e comunque la donna è in cima a tutti i nostri pensieri. Anche se una canzone diceva: è scabroso le donne studiar, son dell'uomo la disperazione. E sì, siete la nostra disperazione, la nostra disperazione, ma pensateci bene, fin dai tempi di Adamo ed Eva, lei, subdola, per fargli mangiare la mela, lo cercava, lo chiamava: Adamo! 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 Mio, quello dello scopatore. Scopatore? Spazzino. Spazzino? Né turbino. Né turbino? Ecco. Noi siamo operatori ecologici, oggi. Che è? L'eco. Ecologici, oggi. Che stronzata. Ma finiscilo di fare il buffone piuttosto, stamattina lo sai, ti vedo particolarmente moscio. Eh certo, sto scopato al moscio, mi leva. Ali a lei, una moglie pure a me, io che sono un ciambellano, devo far le cose a mano. Ali a lei, una moglie pure a me, la moglie a te, la moglie a me, così fregati siamo in tre. Ma il terzo chi è? Lui. Lui. Ali pascià, tu te stai ad ingrassare, mangia rossi coi stufani come la mai deputati. Ali pascià, te l'amo sto babà. Gira
crescono solo i bambini fino a una certa età, credono ai burattini, ma la maturità li delude, poverini, sì da restar perplessi, pensando che Collodi li abbia fatti fessi. Solo più tardi si accorgono, purtroppo a loro spese, che i burattini crescono nel cuor d'ogni paese. Allora si ricredono, gli fanno il monumento ed un Pinocchio solo ne rappresenta 100. Tra una burla e uno schiamazzo, se fai qualche birbonata ti si allunga pure il naso. Con tuo padre questo è bello, la cicogna non c'entra. Con il regno del martello, da una sega mi creo. Giuro che se rinasco io solo te, tu sei la sola al mondo, sei l'unica per me. Mi porti in un locale? Cara, mi sento male. Sei il solito cretino. Già sei colpa tu. Giuro che se rinasco non mi risposo più. Thank you.
Pippo che ha preso una laurea in otorino la laringoiatria. Vabbè, che poi già aveva ingoiatria un'altra volta. Ma che cosa? Ah, laurea. Ma chi? Ottorino, dopo che la... Ma adesso come sta? Ma chi? Ottorino, dopo che l'ha ingoiata. Ma basta! Facile. 36 diviso 6. Mazza che carogna, non è tanto facile. Ma da bravo, provaci, vai. 36 diviso 6. Vai, vai. Professor Temo, lo famo domani, eh? Sì. Dove? Domani famo tutto. Allora, 36 diviso 6. Vai. 36 diviso 6. Allora, il 6 nel 6 ci sta una volta. Un per 6 6 al 6 è 0. Abbasso il 3 è 30. 6 per 5 per 6 è 30. Il 30 è 0. 36 diviso 6 fa 15. No, non è possibile. No. Fai una prova. Faccia la prova. No, non è possibile. Fai una prova. Quindi moltiplico 15 per 6, giusto? Ok. 15 per 6. 6 per 5? 30. 6 per 1? 6. 36. Scusa, la matematica non è finito. Fermo un attimo, perché io divento matto. Fai la controprova. La controprova. Fai la controprova. Quindi addiziono 15 volte 6, giusto? Datemi il tempo di scrivere tutto. 15. 15. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, un altro. 15. Ok? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yes, my heart belongs to my daddy, so I simply Noci! Signori, una voce e due voce, Alex Lai! Tutta verde, un peccherino, una soprettina come padre, signori, Fulvia Bolella! Brette, quella che canta, balla, recita, si fa vedere tutto il suo splendore, perché questo è la soubrette, io la amo, l'abbiamo lavorato tanti anni insieme. Signori, un nome, Monica Cecchi. Ed attende stasera la gioia d'un'ora, è un'ora con te. Sentimento, una storia infinita. Sentimento, come un dolce segreto. La bocca è qui, e voi siete vitali. Vai, vai, e da me fuggire qui. Grazie!
100 modi per dire ti amo, ma tu ne avessi trovato almeno uno. Reciterò per voi Amore passato, dalla regia Atmosfera, grazie. Oh, sì, no, no, è un po' di atmosfera, sì. No, così va bene, va bene. Qual visione inaspettata, lei mi apparve un bel mattino col suo volto sì divino, sì divino. De Frascati! Era Ione il suo bel nome, era Ione la passione, ma infelice fui coglione, fui coglione. E se vede subito con sta faccia! Da giù è facile, eh? E su adesso? Vabbè, dai, dai. E siamo al cabaret. Siamo fortunato, fortunello. Sono nato il giorno 13 alle 3. In casa siamo 13 fratelli. Ma la scalogna è sempre addosso a me. E poi aspetto una telefonata importantissima. Attenzione, attenzione, è in arrivo sul terzo binario l'Eurostar numero 10, 56, 74, 82, 90, numero Jolly 33, Superstar 50. Mi sarà fatto mambo. Scusi, ma non ho capito, ma quanto ritardo porta il tram? Ah, ci perdo, lasci perdere, che ieri era talmente in ritardo che gli hanno fatto il test di gravidanza. Ah.